Ragazzi, questo è il mio secondo video. Buongiorno a tutti, buona domenica fatta. Allora, ho visto, sto leggendo e sto ascoltando uno schifo in Italia, ragazzi, proprio mamma mia. Vorrei parlare con quei commercianti che neanche il coronavirus li ha fermati, neanche un'emergenza mondiale li ha fermati. Allora, qua a Londra arriva frutta spagnola, tunisina, italiana, e non è aumentata, i prezzi sono scesi. Fate schifo, perché la gente che è stata a casa e non poteva permettersi l'uso di fare la spesa, ma che cosa avete pensato voi, bel grandi numero uno, che cosa avete pensato? Apriamo, ci vendiamo la storia che sono aumentate le cose, avete aumentato, i baristi che aumentano i caffè a 2 euro, a 1,20 euro, a 1,50 euro. Le ciliegie a 9 euro al chilo, a 10 euro al chilo, le zucchine a 5 euro al chilo, invece di aiutare il vostro popolo. E non dite che la frutta e la verdura è aumentata perché i braccianti non ci sono, perché la frutta italiana che arriva qua in Inghilterra e anche da voi arriva quella spagnola e quella tunisina, arriva frutta da tutta parte d'Europa e del mondo e non è aumentato. Anzi, qua stanno addirittura abbassando i prezzi. Una lattuga a 1 euro, 1,20 euro. Forse perché avete pensato che ad agosto dovete andare a fare i bagnetti a mare e ci devono pagare le conseguenze che quella povera gente che sta a casa ancora deve prendere i soldi. Anche perché non è giustificato, specialmente chi vende frutta, verdura e ha fatto questo schifo, che non parlo, non voglio fare un'erba un fascio, ma chi ha fatto questo schifo, siete stati aperti, perché eravate negozi di prima necessità. Stavate aperti, perciò avete guadagnato più del normale. Più del normale avete guadagnato. Siete stato l'unico settore alimentare dove siete stati aperti, dove a voi la crisi non ha toccato. Il bar poi, cioè tu invece di scendere in piazza a fare una rivolta per chi vi è rimasto senza soldi in tasca, solo per chi sta facendo questo schifo, siete solamente una frangata di pecora, siete solo nelle pecore. Solo perché avete pensato giusto? No, e che ci andiamo a lamentare a fare con lo Stato? Non ci caca proprio, che facciamo? Ce lo prendiamo con la povera gente. Sa che desiderio che hanno di prendere un caffè appena scendono e avete messo il caffè a 2 euro, fate schifo proprio, siete una merda. Io pensavo che l'italiano, non nord e sud, non nord e sud, l'italiano desse una mano all'italiano, invece fate solo schifo. Cioè ragazzi, veramente io non ho parole, non ho parole. Vergognatevi. La sera guardatevi allo specchio, guardate i vostri figli negli occhi e passatevi la mano per la coscienza. Detto ciò, al popolo, a tutti i clienti, ribellatevi. Quando andate alla cassa a pagare e vedete uno schifo del genere, non pagate, chiamate la finanza, chiamate i carabinieri, perché sicuramente c'hanno qualcosa che non va. Non vi fate mettere i piedi in testa così. Non vi mettete pure voi, mi raccomando. La vita è una, non ce la facciamo calpestare a nessuno. Difendiamo i nostri diritti, ok? Un bacio, iscrivetevi e continuiamo a condividere e ad iscriverci, che siamo sempre di più e stiamo arrivando dove ci eravamo prospettati di arrivare. Un bacio, buona giornata.